Sono passati 20 anni, ma quei giorni nessuno li ha dimenticati. E perché questo non si ripeta mai più, le comunità israelitiche di tutto il mondo ricordano in occasione del 20° anniversario la rivolta del ghetto di Varsavia. A Roma la si ricorda proiettando Vincitori alla sbarra del francese Frédéric Rossif. Ve ne mostriamo alcune scene. Nel corso dell'evacuazione i tedeschi uccidono a caso 12.000 persone. È la testimonianza fedele e atroce della tragedia di un popolo. L'esodo senza speranza di centinaia di migliaia di uomini, donne, vecchi, bambini, colpevoli solo di non appartenere alla razza eletta. 6 milioni di colpevoli. Il lavoro è speditamente eseguito. Il comandante delle SS, Gruppenführer Wolf, si rallegra con l'ingegnere Ganzenmüller, segretario di Stato ai trasporti del Reich. A nome del comandante generale delle SS vi ringrazio per il vostro zelo. Sono stato particolarmente felice di apprendere che sono 14 giorni che parte quotidianamente per Treblinka un treno con 5.000 figli del popolo eletto e che noi avremo quindi la possibilità di eseguire questi movimenti di popolazione ad un ritmo accelerato. Mi sono messo a rapporto con i servizi competenti. Il rinvio dei treni vuoti sarà organizzato perfettamente. Heil Hitler! Nel rievocare quelle giornate, il presidente della comunità israelitica di Roma, Fausto Pitigliani, ha detto: commemorare oggi qui il 20° anniversario della rivolta del ghetto di Varsavia significa celebrare il diritto degli oppressi a sorgere in armi contro l'oppressore. Significa bollare d'infamia qualsiasi ideologia o sistema che divida gli uomini in teoria o in pratica in cittadini di prima classe ed in razze inferiori. Quel che è accaduto fu una vergogna per il genere umano. Per tutti.